Buongiorno, vi dico, passerei ore a guardarvi negli occhi, a ringraziarvi, a dialogare con voi. Sono momenti questi particolari. Per tanti motivi. Siamo fatti di carne e ossa, come si suol dire, e io non ho mai nascosto le mie emozioni. Anche perché che senso ha? Non credo che si debba avere vergogna delle proprie lacrime, lacrime di gioia, lacrime anche di dolore. Siamo uomini e donne. E in queste ore mi sto occupando non solo di cercare di lasciare le cose in ordine, giornate e nottate frenetiche, ma anche sto seguendo gli effetti su Palermo delle mie dimissioni. Vi avevo preannunciato che Messina sarebbe stata il baricentro dei prossimi equilibri regionali e nazionali. E così si sta verificando. Ieri saltato il banco su Palermo. Tenete conto che io martedì sarò su Palermo. Ci sarà una conferenza stampa alle 11 proprio a Palazzo dei Normanni. Poi ci sarà martedì, sempre 15 febbraio, sarò ospite di Casa Minutella e Blog Sicilia, perché ci sarà il De Luca contro tutti. Nel frattempo i contenitori politici si stanno autodistruggendo. Musumeci non solo non ha più una maggioranza, ma ieri gli è stato notificato che non sarà più ricandidato. Questo sarà un weekend molto particolare da questo punto di vista. Perché si sta avverando quello che noi avevamo messo in conto. Vedete, è una guerra di nervi molto delicata. Non parliamo ovviamente dei livelli dei ragionamenti di Messina, qui siamo su un altro mondo, cioè in un altro mondo, su un altro livello, ovviamente. Cosa si sta verificando? Che il centrodestra con la mia candidatura a sindaco di Sicilia ormai ha la certezza di perdere le elezioni. Ecco perché ieri Miccichè ha dichiarato
detto chiaramente: io mi candido o metto a disposizione la mia candidatura della coalizione di centrodestra. Questo ovviamente presuppone la non candidatura di Musumeci. Ovvio che è un problema intanto tutto interno al centrodestra, del quale noi non facciamo parte. Sono faide che non toccano il nostro percorso. Ed è ovvio che sono prese di posizione che mettono in evidenza un malessere che covava e che è ascrivibile principalmente alla mala gestio di Musumeci e dei suoi sodali. Martedì chiederò le immediate dimissioni di Musumeci. Perché? Noi abbiamo la Sicilia in questo momento senza bilancio. Abbiamo scadenze che richiedono una vera azione di governo, un vero governatore che faccia il sindaco di Sicilia e che non continui nelle sue porcate. E quindi un governo che sia anche autorevole, cioè sia appoggiato da una maggioranza stabile, che non può essere semplicemente sulla carta. Ieri Musumeci ha subito un'altra sconfitta in aula. Alfredo Gaeta, i capelli, super sindaco, dobbiamo assolutamente tagliare i capelli. Sì, domani mattina ho appuntamento per tagliarmi i capelli, per tosarmi, come dico sempre io. Non ho avuto tempo, dovete capirmi, va bene. Lo so che faccio schifo, che sono inguardabile, vabbè, sopportatemi per ora, così sono comunque. Perché oggi è necessario fare un gesto d'amore? Chiederò questo a Musumeci: fai un gesto d'amore, togliti dalle balle, dimettiti. Dimettendosi che cosa succede? Entro 90 giorni, per statuto, si deve andare a votare. Entro 90 giorni. Nessuno può prorogare oltre. Questo che cosa significa? Attenzione. Significa che oggi è... Le dimissioni le chiederemo il 15. Se Musumeci si dimette subito, che ascolta il mio consiglio, meno male che c'è Giuse Ciliberto che dice: bello anche così, meno male, grazie. Grazie. Vabbè. Un quasi Parigi sogno, come dico sempre, un quasi Parigi. Cosa succederà? Attenzione a quest'altro passaggio. Per statuto si dovrà votare entro 90 giorni. Quindi, posto che Musumeci si faccia l'ultima settimana delle cose d'urgenza e faccia questo gesto d'amore e magari si dimetterà il 20, il 21 di febbraio, si potrebbe votare tranquillamente 21 marzo, 21 aprile, si potrebbe votare entro il 20 di maggio, tranquillamente, senza alcun problema, ma pure prima.
perché è massimo 90 giorni. Si può votare anche entro 60 giorni. Entro 60 giorni significa, credo, subito dopo Pasqua, tra il 20 e il 30 d'aprile, e sarebbe la data ideale. Sarebbe la data ideale. Votare e avere finalmente un sindaco di Sicilia tra il 20 e il 30 di aprile. Questa è la mia richiesta. Ciò cosa comporterebbe? Che si voterebbe alle elezioni comunali per Messina, per Palermo, e io direi metteteci anche Catania. Lo dico al mio amico Salvo Pogliese, perché lasciare una città in sospeso un anno non credo che sia opportuno, però rispetto le scelte del mio collega Pogliese. Non voglio assolutamente entrare nel merito. Concetta Sindona, sei bellissimo. Era una canzone, sei bellissimo. Non è il mio caso. Guardate, sono invecchiato moltissimo in questi 3 anni e mezzo. Sono invecchiato moltissimo. Sono stati 3 anni e mezzo intensi. Oppure capelli bianchi. Qualcuno dice, me li dovrei tingere. Ragazzi, che senso ha? Alla fin fine così siamo e non ce ne dobbiamo vergognare. Guardate, poi io sono una persona talmente semplice che non tollera niente che possa modificare il mio modo di essere. Non sopporto orologi, non sopporto bracciali, non sopporto anelli. Io porto soltanto questo, San Benedetto, porto sempre un rosario in tasca e poi le mie coroncine che mi regalano spesso, ieri me ne hanno regalato un'altra, bellissima. Tornando al ragionamento che stiamo facendo, si vota quindi tra il 20 e il 30 di aprile e si può votare per le elezioni amministrative tranquillamente nella prima settimana di giugno con ballottaggio 25 di giugno, perché la legge prevede da questo punto di vista che il ballottaggio comunque venga celebrato entro il 30 di giugno. Questa è l'ideale, perché è inutile che continuiamo con questo stato di cose. Io potevo ancora continuare con questo stato di cose e far galleggiare la città con un consiglio comunale che ormai è sempre peggio. Tenete conto che oggi, per farvi un esempio, viene convocata la commissione bilancio dal consigliere Animo Sereno, lui è sempre Animo Sereno, io pure, e viene convocato per discutere della rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario e non viene invitato il sindaco. Pensate un po', perché? Perché ce n'è dugno di cozzo e di cuddaro, muffettone e caucito culo. Ovviamente ormai vogliono chiudere in bellezza questa esperienza e quindi convocano gli altri ma non me. Diranno, ma il sindaco non ha più la delega al bilancio. Sì, ma il sindaco, il piano di riequilibrio è l'atto che gli appartiene e lo ha rivendicato già davanti alla Corte dei Conti, la quale ovviamente non ha fatto alcuna eccezione in merito alla delega, perché comunque ancora sono il sindaco.
fino a 14 di febbraio, ore 23:59. Come mai, animo sereno, non hai voluto il sindaco De Luca oggi in commissione bilancio? Vabbè, perché? Perché hanno paura del confronto con me. Ci sono solo tempolati e cauci il tuo culo, perché questo vi meritate. Quello che finora vi ho dato, cari miei, siete la vergogna della città. Dopo che me ne andrò, di cosa volete parlare più? Senza di me, senza il diretto interessato. Cosa dovrete discutere sul piano di riequilibrio quando l'autore non c'è più? Vedete che codardi. E io dovevo continuare un giorno in più con questi personaggi, che il loro sport è sempre stato quello di danzare sul cadavere della città. No, signori, chiedete a questi personaggi perché. Io gli ho fatto una lettera. Gli ho fatto una lettera, tenete conto, ieri. E... anzi, l'altro ieri, se non ricordo male, e in questa lettera io ho proprio scritto di essere a disposizione, anzi ho chiesto sì 2 giorni fa la trattazione d'urgenza in consiglio comunale del piano di riequilibrio e della relazione della Corte dei Conti e delle nostre osservazioni. Gliel'ho chiesto 2 giorni fa dicendo che ero disponibile qualunque giorno e qualunque ora, tranne il lunedì, perché il lunedì, come vedrete, è il giorno del commiato ed è già calendarizzato per salutare tutti voi, tutti. Invece no. Perché? Perché sono i soliti vigliacchi sotto il profilo politico. Vigliacchi. Poi a livello umano e personale saranno le persone più buone e migliori del mondo, ma come branco politico, onestamente, sono vigliacchi. Io me ne sto andando da Palazzo Zanca senza aver avuto la soddisfazione di guardarli in faccia uno per uno, digli quanto sono scecchi e spiegare perché sono scecchi. Avete capito? Ma d'altronde, loro rappresentano, la maggior parte di loro, lobby e organizzazioni di varia natura che non hanno a cuore, ovviamente, l'interesse della città. Tornando su Palermo, le dimissioni immediate sistemerebbe tutto, eviterebbe una fase di 8 mesi che diventa un calvario per la Sicilia, perché ormai il Parlamento è balcanizzato, non è nelle condizioni di poter gestire questa fase transitoria. E allora un atto d'amore è quello di chiudere questa fase. Lo chiederò a Musumeci, ma lo chiederò all'intero Parlamento siciliano. Se Musumeci non intende dimettersi, venga presentata una mozione di sfiducia. Solo questo aprirà le porte a un confronto con me. Sia chiaro, diversamente non c'è niente da discutere con nessuno. Ovviamente il tema è semplice: si discute con me da candidato
alla presidenza della regione. Questo mettetevelo in testa. De Luca non fa un passo indietro. Comunque, prima è necessario un quadro chiaro. Ecco cosa faremo martedì. E oggi chiederò al nostro Danilo Lo Giudice di inviare ufficialmente una nota al presidente Musumeci, invitandolo a presentare immediatamente le dimissioni ed evitare ancora questo spettacolo indecente a tutto il mondo. Non lo meritiamo. Questo significa votare per Messina e Palermo, per gli altri comuni, a metà giugno, quindi c'è tutto il tempo, e ballottaggio fine giugno. La roadmap è questa. La roadmap è questa. Bisogna fare così. Ed è questa la proposta che noi ora metteremo in campo. Vediamo quali saranno le forze politiche che avranno le palle di seguirci su questa strada. Ora il gioco si fa interessante, molto interessante, e di conseguenza scendono in campo i veri giocatori di questa partita, i veri, lasciamoli stare per ora, i sheik zoppi e tutto il resto. Quindi, scusate un attimo, aspettate che c'è qua una cosa simpatica. Antonio D'Agostino, dimettiti qualche giorno prima, siamo stanchi di tutti questi post, video, eccetera. E noi siamo stanchi di Shunzeko Mattia. E non ho capito, Antonio D'Agostino, vai a pisciare in un altro posto. Qua siamo tra di noi. Cosa vuoi? Non è che noi ti diamo la paghetta per guardarci a te, e ho quattro babbe come a te. Hai capito? Ogni tanto qualche rispostina bisogna darla, perché sennò pare che arrivano, urinano e uno fa finta di niente. No, 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 no. Con me non funziona così. Ne ho macinati nella vita di questi personaggi, questi leoni da tastiera. Ah, quanto ne ho incontrato e chissà quanto ne dovremo incontrare ancora. Questo è il quadro, cari miei. Oggi avremo le nostre dirette, ovviamente vi dico gli appuntamenti principali, poi ce ne sono altri importanti, ma le principali sono i nostri appuntamenti per la relazione di fine mandato. Oggi sarà il momento, se non ricordo male, del nostro assessore Calafiore, e alle 15:30 avremo questo bel confronto, sì, con il nostro assessore Alessandra Calafiore. Dopodiché alle 19:15 sarà il momento di Arisme, il nostro avvocato Marcello Scurria e la sua squadra. Quindi si parlerà del miracolo che abbiamo fatto nell'ambito del risanamento. Queste sono le due dirette principali. Ce ne saranno altre.
Tenete conto che oggi c'è una missione speciale che sta portando avanti l'assessore Max Minutoli e c'è l'apertura di qualche cantiere, probabilmente verso le 2:15, 2:30 faremo una diretta breve con l'assessore Mondello e con l'assessore Daphne Musolino. Quindi questo ve lo voglio preannunciare, la giornata, anche quella di oggi, sarà molto, ma molto interessante. Vi dico sempre grazie. Vi mando un bacio. Attenzione, sta arrivando il grande giorno. Del cognato, il 14 sarà una giornata molto particolare e da martedì si inizia con la marcia per cacciare questa banda Bassotti che ci ha ridotto in queste condizioni. Sarà una lunga marcia, ma alla fine noi vinceremo. E chiudo con questo messaggio che mi è arrivato stamattina, così ora lo sputtano, anche perché lui è un comunista de pecia, in pecia. Oh, lui, pensate che dorme con Che Guevara, ha un cuscino con l'immagine di Che Guevara. Però siamo andati d'accordo. Questo a dimostrazione che non è l'ideologia il tema, o le nostre idee. L'ideologia ormai è un termine. Tra veri uomini e vere donne non è una questione di colore politico, non è una questione di parte. Se si è veri uomini e vere donne, si lavora per il bene comune. E naturalmente questo presuppone che alla fine riesci ad essere costruttivo. Stamattina mi ha mandato, ci siamo messaggiati con il mitico Mariano detto Che Guevara, Mariano Massaro, uno dei sindacalisti più duri, di quelli celoduristi, con Mariano si scherza picca. Io non so, comunista come lui in giro forse è rimasto Franco Roccaforte, che si sono veramente ormai veri comunisti, manco si ci spare chi bomba la testa, su comunisti, pazienza. E stamattina comunque, dopo che ci siamo graziosamente mandati a fanculo per alcune questioni, mi ha mandato questo messaggio comunque molto bello, ve lo leggo. Quando si sogna da soli è solo un sogno, quando si sogna in due comincia la rivoluzione. Ernesto Che Guevara. Con questa frase vi lascio e col saluto di Mariano Massaro. Hasta la victoria siempre. Ok? Buona giornata.